ho trovato coda ieri, ho trovato coda oggi, è una situazione molto complessa e delicata che ci trasciniamo dallo scorso anno e purtroppo ci trascineremo ancora per un periodo di tempo piuttosto lungo perché le mancanze, le inefficienze, le negligenze sui lavori di messa in sicurezza della nostra autostrada sono state davvero moltissime. Oggi non si può scherzare tra la sicurezza dei cittadini, laddove serve intervenire occorre intervenire subito, ma non si può neanche per curare una malattia che ci trasciniamo da 20 anni uccidere la nostra regione perché la cura è peggio della malattia. Occorre, l'ho chiesto, considerare le autostrade liguri come non parte della rete autostradale italiana, cancellare ogni costo della rete su tutte le tratte senza distinzione alcuna e fino al termine ultimo di ogni cantiere per la messa in sicurezza per i lavori non fatti nel passato. Almeno questo credo che lo si debba al territorio. Una situazione complicata, io sto valutando in questi giorni i danni che si hanno a livello di aumento dei tempi di percorrenza per attraversare la nostra Liguria e devo dire che sono al pari, se non peggio, di quando è caduto il Ponte Morandi, quindi al di là della tragedia umana, delle vittime che ricordiamo sempre, in questo momento tutti questi cantieri sulla nostra rete autostradale creano dei blocchi, non, tra l'altro che non sono neanche ipotizzabili, per cui possono capitare in qualsiasi momento della giornata che danneggiano tantissimo sia la parte trasportistica, quindi i nostri porti, che la parte turistica. Io per questo chiederò ad Autostrade, lancerò l'idea che Autostrade, proprio come aveva fatto in occasione del crollo del Ponte Morandi, ristori la Liguria, pagando materialmente dei treni che da Milano vadano verso Genova a Ventimiglia e da Milano verso Genova La Spezia, proprio per permettere a coloro che sono nell'impossibilità di poter viaggiare in macchina di poter viaggiare almeno in treno, ma naturalmente non a spese della nostra Liguria, ma a spese di chi questo disagio lo comporta. E lo dico anche perché se è vero che la sicurezza ha la priorità su tutto, non è colpa né dei liguri né dei turisti se sono necessari tutti questi cantieri in questo momento sulle nostre autostrade, in attesa che venga rispettato ciò che è stato detto alla Regione Liguria, cioè che i cantieri vengano tolti il prima possibile, prima dell'inizio vero della stagione estiva. Ma per noi un po' di weekend sono già passati e anche questa settimana abbiamo un sacco di disagi.